Oh, un saluto a tutta la stimata community di Voce Murda Gaetano e benvenuti in questo nuovo video, un video molto ma molto particolare. Sigla! Sì, ragazzi, è un video molto particolare, nonché molto importante per me personalmente e per il canale, perché si tratta della prima collaborazione con un'azienda del canale. Qualche settimana fa mi contattano gli amici di Megalith che avevano visto la mia recensione del Tissot PRX Chrono, gli era piaciuta e quindi avevano piacere di inviarmi un loro orologino a titolo gratuito in cambio di una mia recensione, ovviamente come sempre imparziale, lo sapete. Quindi non hanno perso tempo e mi hanno subito inviato questo piccolo quarzettino. Eccolo qui. L'ho provato, l'ho testato, l'ho indossato strenuamente in questi ultimi giorni e adesso sono pronto a dirvi cosa ne penso. Se nel caso dovesse interessarvi questo orologio, ricordatevi che qui sotto vi lascio il link in descrizione per l'acquisto. Ma qui sotto in descrizione non c'è solo il link per l'acquisto di questo orologio, ma trovate anche delle altre cose molto interessanti, come ad esempio il link per iscrivervi al mio canale Telegram, Watch and Buy. Canale dove troverete tutte le migliori offerte degli orologi. Mi raccomando, iscrivetevi perché ci sono delle offerte straordinarie, ve lo assicuro. Iscrivetevi come sempre al canale, lasciatemi un like se questo video vi piace, qui sotto nei commenti fatemi sapere come sempre se questo orologio vi è piaciuto, le vostre impressioni sono per me molto molto importanti come sempre. Iscrivetevi anche al mio profilo Telegram, ma non perdiamo altro tempo e cominciamo subito con la recensione. Via! Partiamo come di consueto dalla scatola con cui vi arriverà l'orologio, classica scatola interamente in cartone pressato con sul davanti l'enorme logo Megalith. Niente di nuovo tranne sul retro le piacevoli indicazioni per lo smaltimento. L'apertura è come le vecchie scatoline di fiammiferi, all'interno troviamo i soliti fogliettini inutili, una pezzolina per pulire l'orologio e ovviamente quest'ultimo. Poco da dire, si tratta di una scatolina da orologio chip a cui ci hanno abituato la maggior parte dei produttori cinesi. Il Megalith 8282 a prima vista dà subito l'impressione di un orologio di generose dimensioni. In effetti le misurazioni ci riportano un diametro cassa di 42 mm, un lug-to-lug di 52 mm, uno spessore di 12 mm e un passo del cinturino di 20 mm. Misure importanti, ma in parte giustificate dalla tipologia di orologio, che vuole essere un pilot massiccio e leggibile. La cassa, insieme al dial, rappresentano sicuramente gli elementi meglio riusciti dell'orologio. Troviamo una cassa dalla forma molto classicheggiante e semplice, ma ben fatta, priva di qualsivoglia difetto o residuo di lavorazione. Ha una copertura in PVD nero con finitura opaca, che al tatto restituisce un ottimo feeling. Gli spigoli e gli angoli sono lisci e setosi, assolutamente non taglienti, cosa di cui ero un po' preoccupato dopo l'esperienza affilata con il precedente orologio di casa Megalith che ho provato, ossia l'Omage del Tissot PRX Chrono con il suo bracciale barra rasoio. Il dial risulta anch'esso molto ben fatto e curato, è di un bel color ocra con finitura granulosa che cattura in modo decisamente efficace la luce, rendendolo sempre ben visibile. Gli indici sono in numerazione araba, tranne che ad ore 12, 3, 6 e 9. Sono applicati ed abbastanza tridimensionali, molto definiti e visibili. Ad ore 12 campeggia il logo Megalith stampato e l'indicazione 3 atmosfere. Ad ore 3 troviamo il datario piccolo ma ben integrato. Ad ore 6 c'è la classica dicitura quartz, mentre ad ore 9 troviamo il piccolo subquadrante per i secondi leggermente infossato. Una bella trovata che caratterizza il dial e lo rende per me molto piacevole, come lo è la piccola sfera dei secondi russa, ad esempio, che dona un tocco di colore all'insieme. Anche il gruppo sfere ore minuti è interessante, a gladio e con bordatura a contrasto nera. Da citare infine le 24 ore poste di fianco agli indici, tipico degli orologi di ispirazione militare, che completano questo ricco e piacevole quadrante. Le sfere sono riempite di sufficiente materiale luminescente, al contrario degli indici che ne sono altresì provvisti, ma in maniera tangibilmente minore. In ogni caso la luminescenza non fa gridare al miracolo, in quanto dura veramente pochi minuti per poi scomparire.
Poco da dire sul vetro, si tratta di un classico minerale piatto che sporge di pochissimo dalla cassa. La corona è posizionata ad ore 3, molto semplice e di facile manovrabilità, sprovvista di qualsivoglia logo e dotata di un ottimo grip grazie al bordo ben zigrinato. Anche il retro si presenta molto semplice, il fondello è chiuso a pressione e reca le solite scritte incise al laser riguardanti materiale e resistenza all'acqua, di sole 3 atmosfere come dicevamo prima, che rendono l'orologio adatto solo ad una lavata di mani. Sinceramente mi sarei aspettato i più canonici 50 metri su un orologio prodotto nel 2023, ma tant'è. Anche sul movimento non ci soffermeremo più di tanto, non avendo trovato informazioni approfondite al riguardo. Presumo si tratti del classico piccolo quarzino di provenienza orientale, a cui questa tipologia di orologi ci hanno abituato, alla particolarità dei secondi decentrati e nulla più. Andiamo avanti. Sul cinturino, come era facile aspettarsi, troviamo le maggiori criticità. Esteticamente si presenta come un bel cinghietto in tessuto, nylon presumo, molto spesso, con inserti e rinforzi nei copelle, fortemente militareggiante, ed è provvisto di un bel ardiglione, anch'esso in PVD nero. Il problema arriva quando lo si indossa. Soprattutto appena tirato fuori dalla scatola, mi sono accorto di un'eccessiva rigidità che lo rende scomodo da indossare nelle prime ore. Fortunatamente col tempo si ammorbidisce un po', ma resta comunque abbastanza duro. Certo, avrei potuto montare un altro cinturino e via, ma poi la recensione non sarebbe più stata pienamente obiettiva. Passiamo ora alla consueta prova polso. Oh, ed ecco qui l'orologio indossato in tutto il suo splendore. Come potete vedere, nonostante i suoi 42 mm, non veste male, non veste malissimo. Vi ricordo che io ho un polso da 17,5 cm, e quindi risulta anche abbastanza, come dire, appropriato. Magari forse aiuta il suo colore nero, il suo PVD nero, però risulta un orologio bello massiccio di presenza, ma non eccessivo per me, ovviamente per i miei gusti. Come potete vedere, il cinturino è molto rigido, non posso tenerlo troppo stretto perché sennò farebbe male, quindi come vedete lo metto un po' più largo, però il cinturino esteticamente mi piace, come dicevo prima. Certo, avrei potuto mettere un altro cinturino, provarlo con un cinturino diverso, sarebbe andato sicuramente meglio. Non l'ho fatto proprio per non falsare il risultato della la veridicità della recensione. Perfetto ragazzi, ci vediamo per le considerazioni finali. Oh, e quindi ragazzi, che dire alla fine di questo orologino, di questo quarzino, anzi direi quarzone date le dimensioni generose? Beh, alla fine di tutto, alla fine della fiera, devo dire che non mi dispiace, è un orologio che non è fatto male, ho visto molto di peggio, ad esempio i Ligier che ho provato qualche settimana fa, qualche mese fa, erano davvero molto ma molto peggiori, più o meno allo stesso prezzo. Questo lo trovate su Amazon a circa una trentina di euro, molto spesso è in sconto, quindi devo dire che il prezzo vale. La cosa che mi ha colpito subito è stata comunque la cassa e il dial, che devo dire non sono fatti male. Poi personalmente sono molto attratto dalle asimmetrie sugli orologi, quindi mi piaceva molto il fatto che avesse i piccoli secondi decentrati ad ore 9, come potete vedere, è una caratteristica che lo caratterizza, che mi piace parecchio. Ha un bello stile militaresco. Certo, le dimensioni sono abbastanza generose, ma comunque parliamo di 42 mm, abbastanza ben portabili, come avete potuto vedere sul mio polso da 17,5 cm, non sta male. Come tutti gli orologi economici, l'asino casca sempre sul bracciale, sul cinturino. In questo caso il cinturino è davvero molto, seppur bellissimo, perché esteticamente mi piace molto, guardate che bell'effetto che fa, però è un cinturino molto molto rigido, molto spesso scomodo. Usandolo la situazione migliora, ma non eccessivamente. Ci possiamo consolare col fatto che il cinturino sia facilmente sostituibile, basta poco per togliere questo e metterne uno di maggior qualità. Bene ragazzi, mi sembra di aver detto tutto.
Io vi ringrazio per aver visto questa recensione. Vi ricordo che se siete interessati a questo orologio, vi lascio qui sotto il link in descrizione. Attualmente costa circa 35 euro. Andate a vedere sul link il prezzo attuale. E quindi ragazzi, iscrivetevi al canale, iscrivetevi al mio profilo Instagram, iscrivetevi al mio canale Telegram delle offerte Watch and Buy. Lasciatemi un commento qui sotto per farmi sapere cosa ne pensate di questo orologino, di questo quarzone. Io vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ragazzi, ciao a tutti!